Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi sono al settimo cielo perché pare che una voce stia diventando sempre non una suggestione, ma una realtà che io desideravo da anni, un grande ritorno che io sognavo anche la notte e pare che il tutto si stia concretizzando e questa conferma potrebbe arrivare addirittura in giornata. Prima di iniziare però e prima di capire di cosa cacchio sto parlando, vi chiedo come sempre di sostenermi con un like, mi raccomando almeno 3000 like e oggi stesso farò uscire il primo dei tre video per quanto riguarda i consigli sul fantacalcio, me l'avete chiesto in tantissimi e quindi come ogni anno sono pronto a dirvi la mia. Scaricate anche l'app gratuita OneFootball dal primo link che vi lascio in descrizione per essere sempre aggiornati sul mondo del calcio e seguitemi su Instagram, Daniele Brogna, scritto tutto unito, tutto piccolo. Allora ragazzi, pare, uso il condizionale perché non si sa mai finché non vedo l'ufficialità, finché non vedo un comunicato stampa ufficiale del Milan, io uso sempre comunque il condizionale per scaramanzia che Paolo Maldini, bandiera storica del Milan, sia lì per accettare la proposta di Leonardo di entrare finalmente in dirigenza. Chi mi conosce sa quanto io in questi anni abbia pregato in tutte le lingue del mondo, negli ultimi anni anche in cinese, visto la dirigenza disastrosa che abbiamo avuto con il Milan, affinché appunto Maldini potesse tornare a casa, perché il Milan è la casa di Maldini, lo era anche di suo padre, lo sarà sicuramente anche di suo figlio, e quindi a questo ritorno io ci tenevo tantissimo. A lui verrà assegnata una poltrona, diciamo, in dirigenza. Ancora non si sa bene il ruolo esatto. C'è chi pensa che si occuperà dell'area tecnica, c'è chi dice che sarà un po' il braccio destro di Leonardo e che avrà anche ampie competenze per quanto riguarda il calciomercato. È tutto ancora da definire. C'è chi pensa addirittura ad una vice dirigenza. Insomma, ragazzi, di possibilità ce ne sono tante, perché capisci che se ti chiami Paolo Maldini, praticamente uno ti può dare le chiavi e tu puoi fare quello che vuoi, dal raccattapalle al presidente. Vedremo come si evolverà la cosa. Ieri, o l'altro ieri se non sbaglio, sinceramente un pensierino ce l'avevo fatto, perché seguendolo su Instagram avevo visto, insomma, una sua foto, a parte che è un fisico, ragazzi, pazzesco, non gioca dal 2009 ed è molto più in forma rispetto a tanti che oggi giocano, ma vabbè, chiudiamo questa parentesi. Insomma, c'era lui che si allenava con gli attrezzi, vestito di rosso e nero. E sulla didascalia c'era scritto Red and Black, my favorite colors. Da notare anche la pronuncia perfetta. Oltre ragazzi alla felicità di rivedere il nostro Paolino Maldini nel Milan, nel mondo Milan, questa notizia mi piace anche perché, insomma, Maldini non è uno che accetta le cose solo per amore. Lui è uno che ragiona molto di testa. Non a caso a lui era stato offerto anche un posto molto importante con Yonghong Lee, ma lui, dopo delle verifiche sue personali, ha deciso di non accettare. Evidentemente aveva fiutato che la dirigenza non era poi così stabile, non era così importante come si voleva far credere, e in effetti col senno di poi aveva ragione Maldini. Quando Maldini rifiutò il Milan, tantissimi, non tifosi di altre squadre, ma tantissimi tifosi del Milan lo accusarono delle peggiori cose, dicendo che a lui al Milan non ci tiene, che avrebbe dovuto accettare. Però ragazzi, secondo me non è assolutamente così, nel senso che uno può anche essere innamorato follemente del Milan, ma proprio perché è innamorato follemente, all'epoca ha voluto non aderire ad un progetto che lui riteneva non validi e sinceramente, come vi ho detto prima, col senno di poi ci aveva visto molto molto bene. A maggior ragione che Maldini è uno molto razionale, non si fa guidare solo dal cuore, e a maggior ragione che pare che stia appunto accettando questa eventuale scelta di aderire al progetto Milan targato Elliot, mi fa ben sperare anche per quanto riguarda la stabilità di Elliot e per quanto riguarda la concretezza del progetto. Quindi ragazzi, fatemi sapere anche voi con un commento cosa ne pensate. Vi ricordo che a 3000 like oggi stesso, intorno alle 18:30, uscirà il primo dei tre video con i miei consigli per quanto riguarda il fantacalcio. Vi ricordo di seguirmi su Instagram, Daniele Brogna scritto tutto unito, e di scaricare l'app gratuita OneFootball dal primo link che vi lascio in descrizione per essere sempre aggiornati sul mondo del calcio. Per adesso è tutto, ci vediamo alle 18 solo se questo video raggiungerà 3000 like, ma io confido in voi e quindi vi dico a tra poco. Ciao!